Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi siamo in un nuovo Vale Racconta e oggi vi racconterò di come il mio punto di vista sull'agonismo è cambiato dopo la mia prima gara andata molto 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 male. Allora partiamo con una premessa. Avevo 12 anni allora, quindi ero una ragazzina che era stata incentrata su un metodo che era: se vinci sei brava, se perdi fai schifo. E non è una cosa molto carina da insegnare a ragazzini che comunque si stanno approcciando al mondo dell'equitazione. Avevo questa cosa puntata su di me, quindi dovevo andare per forza bene per dimostrare di essere qualcuno, e un fallimento allora non era concesso. Parliamo, fatta questa premessa, inizio a raccontarvi come mai questa gara è andata male e come mi sono comportata. Me ne vergogno veramente tanto, infatti per me non è facile parlarne, ma ho deciso di aprire questo canale per confidarmi con più persone e per diffondere cos'è per me l'equitazione. E credo sia giusto parlarvi anche di come i miei punti di vista sono cambiati nel corso degli anni. E voglio appunto riferirmi a tutti voi, voi che praticate agonismo e che pensate devo fare le gare per vincere, che quella non è la vera strada. Allora, partiamo dal fatto che era la mia prima gara fuori casa con Cabby. Era la mia prima gara su un campo in erba. Aveva piovuto tutta la mattina, infatti il campo era allagato, cioè era proprio bagnato, e prima di me avrò visto 6 o 7 ragazzini volare, perché la gara era una gincana a tempo, quindi si dovevano fare le girate e tutto quanto, e c'erano pony che volavano, bambini che volavano. È stata un po' una situazione un po' ansiogena. Infatti all'inizio ero molto spaventata, ero veramente terrorizzata di come potesse andare questa gara. Non ho video di questa gara perché dal nervoso nel corso degli anni li ho cancellati e credo non sia stato completamente corretto questa mia azione, ma l'ho fatto per, appunto perché mi disgustava continuare a vedere quello che avevo fatto. Allora, partiamo dal fatto che in queste gare non si potevano usare speroni o frustini, e se si usavano si avevano tempi di penalità, cioè del tempo in penalità. E io sono entrata in campo con Cabby, che ve lo dico sinceramente, quel giorno non aveva praticamente voglia, e non lo dico per pararmi il sedere, ma perché era vero. Sono entrata in campo con Cabby senza frustino e senza speroni, speroni che allora non usavo nemmeno, quindi parliamo solo di frustino. Sono entrata in campo, lui era molto teso, era tutto molto concentrato su di sé, e secondo me ha sentito la mia paura, l'ha sentita tanto. Iniziamo la gara, primo saltino è andato abbastanza bene, non avevo appunto questo galoppo bello sciolto, bello disteso, e anche in campo prova non lo sentivo particolarmente attivo, però ho detto è una sensazione mia, sono io che sono in ansia, il cavallo magari sente la mia paura, quindi è colpa mia, entro in gara, faccio bene. Spoiler, secondo salto perdo la staffa. Allora, non avevo le capacità, diciamo, che ho adesso. Se adesso perdo la staffa in un percorso gara, riesco a continuare a fare la gara anche senza staffa. Perché mi è stato insegnato che come andare a cavallo senza staffe. Allora, io non lo sapevo fare. Perdo la staffa, mi fermo, rimetto il piede nella staffa e perdo tempo. Riparto al galoppo, ma il pony non parte al galoppo, parte al trotto. Si ferma sul terzo salto. E io mi arrabbio leggermente, dico dai Cabby, rifacciamolo. Giro, lui salta, andiamo sul quarto salto e lui si riferma. Io ho la reazione più sbagliata del mondo. Anziché accettare di aver fatto eliminato, mi metto a dare sgambate davanti al salto, ma proprio sgambate forti, e a gridare dai Cabby, salta! Ok,
I giudici di gara dicono che io potevo finire il percorso, il cavallo riesce a saltare, ma si riferma davanti al quinto saltino. E io rifaccio la stessa precisa identica sceneggiata. Ora, scendo da cavallo in lacrime, un po' perché la gara era andata male, e per me far andare una gara male allora significava non essere capace di andare a cavallo. E un po' per la mia reazione, perché avevo capito che avevo sbagliato, avevo capito che mi ero comportata veramente male e non era giusto nei confronti né del cavallo, né della mia istruttrice, né delle persone che hanno visto quella cosa. Infatti, se qualcuno di voi magari era a quella gara e si ricorda di questo fatto, la me ora di 17 anni vi chiede scusa, perché veramente non sapevo quello che facevo, avevo una certezza in testa che era completamente sbagliata. Scendo da cavallo, appunto, in lacrime, il cavallo va in box, io mi rifiuto di andare in box perché ero in preda a una crisi isterica del fatto, oh mio Dio, adesso non so più andare a cavallo. Quando mi calmo, capisco che ho sbagliato definitivamente, allora corro in box e sto con il cavallo. Sto con il cavallo e vi posso giurare, ma ve lo giuro su qualsiasi cosa, che da quel giorno io ho fatto da così a così. La gara dopo, pur di prendere penalità e penalità, sono entrata in campo con il frustino e ho fatto la gara più tranquilla di tutta la mia vita. Perché per la prima volta, ve lo posso giurare, non mi importava vincere, ma mi importava fare bene. Ora, quando dico che da quel giorno il mio punto di vista sull'agonismo è cambiato, non intendo un cambiamento da una volta all'altra. Sono cambiata da così a così, però ci è voluto tempo. Ci è voluto tempo, ce n'è voluto tanto. Dopo quelle gare io ne ho fatte ancora alcune in cui mi sono concentrata di più sul fare bene, sentirmi a mio agio col cavallo, non avere ansia prima di partire. Sono tutti argomenti che poi vi spiegherò più con calma in altri Vale Racconta. Fatto sta che da quel momento per me l'importante era fare la gara e non più vincere la gara per essere la più È un brava. concetto che nel corso del tempo si è sviluppato, appunto, è una cosa che non è successa da un giorno all'altro, anzi, mi ci è voluto veramente, veramente tanto tempo. Vi posso garantire che la gara migliore in cui io ho veramente fatto questo cambiamento e l'ho sentito tanto per me è stata la gara con Mircolino. Non uscivo in gara da 3 anni, da 3 anni, e in questi 3 anni ho lavorato tanto sul mio assetto, sul mio modo di vedere l'equitazione, su come pormi al cavallo, sulla mia testa, su tantissime cose. E vi posso assicurare che quando ho fatto quella gara con Mircolino sono entrata in campo e ho detto, ok, divertiamoci. Non ho detto ok, facciamo netto, ok, evitiamo di fare eliminato, ok, evitiamo di fare barriere, ok, facciamo veloce, ok. No, ho detto ok, divertiamoci. Non mi importava nemmeno di fare il percorso netto, era la mia prima 80, quindi ero anche abbastanza in ansia. Sono entrata in campo e ho fatto un respiro e ho detto divertiamoci. E credo sia questo il messaggio che l'equitazione deve mandare a tutti voi che mi seguite, tutti voi che praticate questo magnifico sport. L'importante non è vincere. È una cosa che mi ci è voluto tanto per capirla e so che magari detta così voi direte ok, è una cavolata, ma fidatevi, non lo è. L'importante nell'equitazione è divertirsi. Non si devono fare le gare per fare i risultati, quello è soltanto un susseguirsi di fatti e cose. Io quando vado in gara, se mai tornerò in gara, perché
Ora le gare non sono la mia prima priorità, la mia priorità è fare equitazione, montare bene e divertirmi. Se mai tornerò in gara, la mia priorità sarà quella di entrare in campo e, come ho fatto con Mircolino, dire ok, divertiamoci. Accetterò qualsiasi cosa succederà, accetterò una barriera, accetterò l'eliminato, accetterò una caduta, accetterò tutto, ma vi giuro non mi comporterò mai più in tutta la mia vita come mi sono comportata con Gabby. Perché lo ammetto, sono stata veramente una persona cattiva, mi disgusta quello che ho fatto e mi disgusta il solo pensiero. Ho deciso di condividere questa cosa con voi, semplicemente per farvi capire cosa ne penso io, come sono cambiata nel corso degli anni, perché nonostante non sia una cosa piacevole, è una cosa che ho voluto raccontare e sono felice finalmente di essermi tolta questo peso di dosso, di aver parlato con voi di tutto questo. Direi che possiamo concludere qui questo video. Se questo mio racconto vi è piaciuto, lasciate un commento, un mi piace. Mi fa molto piacere sentire cosa ne pensate anche dal vostro punto di vista su questi argomenti. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi tantissimi nuovi video. E noi, come sempre, ci vediamo alla prossima. Ciao!